Siamo a un punto nell'elaborazione di un progetto che ha come suo obiettivo quello di preservare l'occupazione di questi lavoratori, che comunque hanno svolto un lavoro utile. Vi è stata una gestione irresponsabile nel passato di questa società. Su questa cosa diciamo, abbiamo un'attività istruttoria che dovrebbe avere come esito un'azione di responsabilità nei confronti del passato amministratore. Noi riteniamo, l'opinione dopo aver studiato la materia, è che non ci siano i presupposti per salvare la società. L'obiettivo è preservare l'occupazione dei lavoratori e comunque gestire un servizio utile. In questo senso, anticipo fin d'ora che se questa strada dovesse essere percorsa ancora in avanti, cioè quella della costituzione di cooperative di servizi da parte dei lavoratori, occorre una solidarietà istituzionale da parte di tutti gli enti, ad esempio i lavoratori prevalentemente provengono da comuni come Castelvetrano e Trapani, e quindi non ho dubbi che il sindaco di Castelvetrano, come anche il sindaco di Trapani, il comune di Trapani e anche il comune di Massala, facciano tutto quello che può essere la faccia utile per venire incontro agli interessi di questi lavoratori.